Sì, sono stati davvero eroici i partecipanti all'edizione 2022 della Prosecco Run, mezza maratona, quindi 21 km e 97 metri, e della Prosecchina, 10 km, organizzate da Triveneto Run e Maratona di Treviso a Vidor. Eroi perché in una domenica piovosa di fine autunno non hanno rinunciato a mettere alla prova se stessi o se stesse tante le partecipanti di sesso femminile in un evento che straripava dalla voglia di tornare in massiccia presenza dopo gli anni bui del Covid. Erano circa 3.000 gli iscritti, non ci saranno stati proprio tutti, ma la maggior parte sì, a correre sotto l'acqua, in un contesto meraviglioso come le colline del Prosecco Patrimonio UNESCO, passando davanti all'Abbazia Benedettina di Santa Bona, dove la manifestazione era stata presentata, e soprattutto dentro ben 26 cantine che hanno abbracciato entusiasticamente un progetto in cui cultura del benessere, il movimento mantiene giovani, e cultura del buon bere, non solo nel senso di qualità del prodotto, ma di qualità della vita, perché si può apprezzare il magico nettare senza esagerare, sono andate a braccetto, fornendo comunque uno spettacolo ludico agonistico con contenuti tecnici di assoluto valore. Primo al traguardo uno straniero, e indovinate di che continente? Africano, sì, ma iscritto alla Podistica Torino. Si tratta di Rogers Mayo, keniano, che ha timbrato a Vidor il settimo successo personale stagionale davanti ad un connazionale, Lengen Lolkuraru, dell'Atletica Saluzzo nel Cuneense, suggellando un trionfo del nord-ovest a cui ha risposto il nord-est con la terza piazza conquistata dal 23enne trevigiano di Quinto, Giovanni Gatto, che veste i colori della Quercia Trentin Grana, azzurro nella specialità dei 3000 siepi, mica l'ultimo arrivato. Sono contento del terzo posto, è stata una gara parecchio dura per il tempo, per il percorso, ma in fin dei conti divertente. Tra le donne, prima l'etiope Asmerawork Bekele Wolkeba dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Podistica Torino, un amplen di primi posti dunque, e già vincitrice nel 2021. Seconda Esther Wangui Waweru, pure keniana, ma dell'Atletica Bruniera Friuli Intagli. E terza Luna Giovannetti, 19enne della Trentina Atletica Valle di Cembra. Che spettacolo! Anche in una giornata meteorologicamente orribile, vedere e sentire l'entusiasmo delle migliaia di partecipanti al via, con cadenze, dialetti o lingue diversi, che hanno saputo esprimere tutto il loro amore per la corsa allo stato puro, attraverso un piacere capace di cogliere le bellezze della natura, perché il run outdoor, la corsa all'aperto, è anche questo, e condividere tutti, alti, bassi, in forma, a corto di fiato, atletici o arrancanti, il gusto di esprimere la bellezza del corpo, intesa in senso ampio, perché questo significano manifestazioni come la Prosecco Run, che dopo affanni e rincorse ti premia con generosi ristori ed un entusiasta cin cin di bollicine in uno degli scenari naturalistici più suggestivi del nord Italia. La chiamerei l'edizione eroica, perché il mondo della corsa è riuscito a sconfiggere questa giornata che meteorologicamente peggiore non poteva essere. È riuscito a trasformare questa giornata in una giornata di festa. Il mio ringraziamento va appunto a tutto il mondo dei podisti, ma anche dei volontari che sotto l'acqua sono riusciti a lavorare per mettere in sicurezza il percorso e perché la gara diventasse un motivo di aggregazione e, ripeto, di festa, perché oggi sto guardando la gente che è in coda per il pasta party e sono tutti contenti e stanno facendo la ola.